Sotto questa pianura d'Emilia, proverbialmente pingue, si nasconde una delle casse di risparmio dell'economia italiana. Il metano, presentatosi nelle cronache come un surrogato, è oggi una cospicua realtà. Al piede delle incastellature, gli appositi separatori ottengono già dai 50 ai 300 mila metri cubi al giorno per pozzo. La parte gassosa prende la via dei metanodotti. Il grafico mostra la rete già esistente. Partendo dai pozzi di Podenzano, Corte Maggiore e Caviaga, essa si dirama verso Reggio Emilia, Milano, Bergamo, con uno sviluppo già di 400 chilometri, una portata di 2 milioni di metri cubi. Una delle centrali d'arrivo a Treviglio, dove il gas viene ricompresso e smistato, e negli stabilimenti industriali diventa energia termica, alimenta caldaie con l'apposito apparato di bruciatori. Nelle acciaierie fa avvampare i forni Martin, è la storia dell'acciaio, il formarsi dei lingotti dal metallo liquido, la schiumatura delle scorie, il riversarsi della colata tra una polvere di stelle. Una storia che ieri si iniziava col capitolo carbone, oggi può iniziarsi col capitolo metano. Un capitolo a cui si sta dando ulteriore sviluppo. Sonde rotative interrogano il sottosuolo. Dalle falde metanifere giunge la risposta in un generoso getto di gas e la rete dei metanodotti si va allargando. La tecnica più aggiornata accelera i lavori. Lungo le trincee dove si caleranno le tubature già pronte a cui si saldano via via nuovi elementi. I 400 chilometri di oggi saliranno a 1000 entro il 51. Gli attuali 2 milioni di metri cubi saliranno a 6, pari a 90.000 quintali di carbone al giorno. Raggiungeranno Sesto San Giovanni, Crema, Soresina, Cremona, Lecco e per Saronno e Castellanza, Novara, arriveranno a Torino. E per Piacenza, Alessandria ancora a Torino e di nuovo per Piacenza a Genova. Genova, approdo del carbone. Quanto costa comprarlo, sbarcarlo, distribuirlo? Ne risparmieremo un piroscafo al giorno. Cassa di risparmio, abbiamo detto, i pozzi di metano.